Riconfermato nel ruolo di direttore generale della ASL di Teramo, Maurizio Giosia punta a risolvere in primis la questione delle liste d'attesa, che passa tramite la realizzazione di un gruppo di lavoro dedicato. Ma sono diversi gli obiettivi annunciati per i prossimi 4 anni di mandato, a cominciare dal PNRR, quindi dal potenziamento dell'assistenza territoriale con la realizzazione di ospedali di comunità, case di comunità e COT, centrali operative territoriali, ma anche un nuovo ospedale e mobilità passiva. Oggi è il momento di guardare alla sanità del futuro. Dobbiamo porre le basi per far sì che questo territorio abbia una dignità degna del suo nome. Lo dobbiamo fare con la realizzazione di un ospedale, che è fondamentale. È indispensabile oggi fare un nuovo ospedale del territorio che lo renda, come possiamo dire, centrale, lo faccia emergere alla stregua degli altri territori della nostra regione. Dopodiché dobbiamo attuare il PNRR con tutte le sue sfaccettature, quindi rete territoriale, rete ospedaliera appena approvata dal Ministero. Come dicevo, abbiamo mantenuto la neurochirurgia, questa è una grande vittoria. Abbiamo avuto la TIN, la terapia intensiva neonatale, abbiamo avuto la radiologia interventistica e la radiologia diagnostica, quindi un altro importante riconoscimento. Tutte quelle piccole cose che mancano, che servono per coprire l'assetto sanitario del territorio, lo faremo con la stesura degli atti aziendali. Ecco. Una riconferma quella di Di Giosia, arrivata all'esito di un lungo iter durato 60 giorni fatto dalla Regione per la selezione dei direttori generali. Sì, una riconferma, ma soprattutto basata questa riconferma sulla continuità e sui risultati raggiunti. Abbiamo verificato che tutti gli obiettivi che noi del Dipartimento dell'Assessorato avevamo dato sono stati portati a termine e soprattutto è stato molto apprezzato il progetto per i prossimi 4 anni. Tra gli obiettivi importanti, al primo posto abbiamo dato proprio lo smaltimento di queste liste d'attesa, il recupero di queste prestazioni. C'è un progetto finalizzato sia con fondi, con risorse e quindi anche con unità del personale maggiore. L'ospedale nuovo siamo pronti, aspettiamo che il Consiglio Comunale ci indichi qual è la sede più adatta, abbiamo le 2 ipotesi quindi pronti per andare avanti ed è il primo compito che metterà in atto il direttore.